per raccontarvi il mercato minuto per minuto, in questo caso secondo per secondo. Abbiamo detto, tra poco si torna a Torino perché sta arrivando Bremer, vediamo se parla, difficile. Questi sono i dirigenti della Juventus, le macchine bianconere pronte ad accogliere il nuovo difensore della Juventus, Licia Verdes. Buonasera, lavora per noi perché dobbiamo ovviamente certificare anche la situazione Skriniar. Ben ritrovata. Ciao, ciao Michele, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovati. Ben ritrovato anche ad Alfredo Pedulla dagli studi di Roma. Andiamo subito con ciao, le nostre ciao, buonasera ore. A voi. L'Inter al tavolo di Skriniar per non far partire Skriniar, per toglierlo dal mercato. Ovviamente usiamo tutti i condizionali. Inter, ora si blinda Skriniar. Allora, non è, mettiamola bene giù perché dobbiamo scrivere qualcosina in più. L'Inter in questo momento è interessata a trattenere e non a comprare, quindi l'Inter è pronta a blindare Skriniar. Questo cosa significa? Che non può guadagnare più 4 milioni all'anno, perché il Paris Saint Germain, almeno sulla carta, ne offriva al calciatore 8. Si trova un'intesa per allungare e per ampliare ovviamente l'offerta. E allora, dopo Alfredo Pedulla, vi dico che in questi giorni si parlava tanto di Inter, Inter deve essere scatenata. Comunque avevamo preparato un parterre abbastanza nero-azzurro, perché colui che vi farà cantare e ballare a San Siro con il nuovo inno dell'Inter, Eddie Virus. Buonasera. Ciao, buonasera. Eccolo là, lui non è sul mercato, quindi siamo tranquilli, almeno uno non lo perdete, perché tanto l'inno quello è. Fabrizio Biasin, buonasera Biasin. Ciao, ben ritrovato. Ciao, buonasera a voi. Buonasera, ben ritrovato al collega della Gazzetta dello Sport, Mimmo Cugini. Buonasera Mimmo. Buonasera e benvenuto. Mimmo è venuto soltanto perché ha saputo che alle 2.30 c'è in diretta il Boca, e siccome lui è un appassionato di calcio argentino, ha detto: sapete che c'è? Vado in trasmissione e vado avanti fino alle 2.30, così poi mi becco il Boca. È giusto. Pensavo non avessi il televisore a casa. E Guido Bagatta. Ma qua lo vedo meglio. Lo vedi meglio qua. Ben ritrovato. Come, scusate? Dici che lo vede... No, pensavo non avessi il televisore a casa. È venuto qui, apposta. Lo vede meglio perché sul macchinario. Eh sì, perché gli mettiamo il plasma e quindi si può vedere il suo Boca. Poi le statistiche, i numeri, le percentuali, le curiosità con Goldbet News, secondo Guido Bagatta. Certo. E allora, obiettivo bloccare la cessione Skriniar. Sì, però Alfredo, bisogna convincerlo. Bisogna convincerlo perché bisogna alzare e rivedere il contratto di Skriniar. In questo momento l'obiettivo principale, si è parlato di Demirale, si è parlato di Milenkovic. Può darsi che qualcuno arrivi ancora, ma manca il titolarissimo. A questo punto l'Inter cosa sta decidendo? Dopo aver perso Bremer, vuole trattenere Skriniar, che forse tecnicamente male non fa. Alfredo! Sì, dobbiamo ricordare una cosa, che tu avresti preso Bremer per sostituire Skriniar, quindi per parlare dell'altro difensore devi risolvere la pratica di un ragazzo che ha dimostrato tutta la sua competitività a livello tecnico e che ha un contratto che scade tra 11 mesi e 10 giorni, quindi per me è un passaggio obbligato, cioè senza aspettare se qualcuno dovesse eventualmente portarti 70 milioni, perché un conto è prendere l'altro difensore, cioè quello che dovrebbe sostituire Ranocchia. Un conto è prendere il sostituto di Skriniar, che sinceramente alle condizioni dell'Inter, 30 milioni, 35, se avessi preso Bremer sarebbe stato un conto, trovarne uno più forte oggi è un altro paio di maniche. Ricordiamo che Skriniar aveva formalizzato più o meno un accordo con il PSG da 8 milioni a stagione, e chiaramente questo è un discorso che pesa nel discorso contrattuale che dovrà affrontare con l'Inter, poi il PSG si è fermato. Io dico, e mi fermo, se dovesse ripartire domani il PSG, poi trovare uno più forte di Skriniar avendo perso Bremer non credo sia troppo semplice. Credo che la strategia dell'Inter sia quella di blindarlo, sì, non per una logica ma per una necessità. Allora, facciamo un po' di ordine. Vorrei fare un passo indietro. Sabato in diretta in esclusiva su Sport Italia vi abbiamo fatto vedere, dopo Lugano Inter, anche Inter Monaco, Simone Inzaghi parlava così al microfono della nostra Giada Giacalone, convintissimo, come lo eravamo tutti e forse anche l'Inter, che tra lunedì e martedì si poteva andare alle firme con il Torino per Bremer. Queste erano le parole di Simone Inzaghi, che era già abbastanza preoccupato. Risentiamo questi 15 secondi. Ho dei dirigenti bravissimi che stanno lavorando su questo. Abbiamo un difensore in meno e dobbiamo colmare questa lacuna. C'è una trattativa importante. Io, insomma, da allenatore sto spingendo quotidianamente perché si possa concludere questo. Fabrizio Biasin, era sabato, oggi siamo martedì. Sono cambiate un po' le cose, decisamente, perché il mister non ha fatto il nome, ma il nome lo conoscevamo tutti, era quello di Bremer, un giocatore che l'Inter aveva bloccato sulla parola, e la parola purtroppo nel calcio non conta niente, a gennaio, forse addirittura un po' prima, e
Il peccato mortale è stato quello di temporeggiare nel momento in cui la Juventus, in maniera molto furba, devo dire anche molto intelligente, è riuscita a piazzare il suo giocatore a una bella cifra, 70 milioni più 10 di bonus. A quel punto ha vinto il potere dei soldi. Sei andato sul tavolo col Torino con X milioni in più, sei andato dal giocatore, gli hai proposto un ingaggio nettamente superiore e hai buttato all'aria il tavolo. E l'Inter si è fatta un po' fregare, perché se tu oggi o ieri proponi al Torino un'offerta interessante da 30 milioni più bonus e più il cartellino di Casadei, significa che lo potevi farlo anche due settimane fa, quando la Juventus era ancora ferma e bloccata. E quindi è un vero peccato. E io credo che c'è chi dice che la Juventus abbia speso molti soldi. Io sono dell'idea che la Juventus, è vero, ha speso una cifra considerevole per Bremer, ma è anche vero che quei soldi ce li ha, perché ne ha messi in casa 70 più 10 l'altro ieri, e va a prendere un giocatore che guadagna meno di quello che aveva prima ed è perfetto da mettere lì in mezzo. Insomma, la Juventus ha fatto una bella cosa, soprattutto perché ha preso un giocatore che voleva la diretta concorrente nella corsa allo scudetto, insieme al Milan, diciamo. Sì. E quindi è un piccolo capolavoro della Juve. Un piccolo capolavoro, siamo tutti d'accordo che l'ha pagato un po' di più, però sono affaracci loro, al tifoso non interessa, saranno pagati 5, 7, 8, 10 milioni in più, li aveva i soldi in cassa perché sono stati bravi. E anche in questo caso abbiamo sempre fatto grandi complimenti alla dirigenza dell'Inter, questa volta però stanno facendo fatica i dirigenti dell'Inter a cedere, perché Pinamonti è ancora lì, perché Sanchez è ancora lì, sì, si è andato Vidal ma l'hai dovuto anche pagare per farlo andare via, Skriniar comunque non si è riuscito a farlo a Paris Saint Germain, mentre De Ligt al Bayern Monaco c'è andato. È un po' la situazione che tutti ci aspettavamo. A un certo punto, consentimi di aggiungere, dal mio punto, secondo me in questo momento la rabbia è un po' anche quella dei dirigenti dell'Inter, Marotta e Ausilio, perché se avessero avuto l'ok per andare a parlare con Cairo, diciamo, un paio di settimane fa, invece di dover attendere, forse le cose, forse, magari Cairo, perché Cairo è stato bravissimo, parliamoci chiaro. Ha portato a casa 10 milioni di più. Io personalmente pensavo 15 giorni fa, vabbè, da Cairo ha fatto una promessa al giocatore, in questo momento c'è l'Inter, con 30 milioni te lo porti via. Alla fine si è preso 50 milioni, Quindi Cairo è stato bravissimo. Ed era la cifra che avevo in partenza detto quando l'Inter si era presentata con una cifra ancora bassa, ma Cairo nella sua testa aveva puntato i famosi 50 milioni di euro. Poi 40 più bonus, 41 più bonus, a 50 ci doveva arrivare e ci arriverà. Mimmo Cugini della Gazzetta dello Sport, è paradossale che però l'Inter, regina del mercato a giugno, si sia incartata così a questo livello sulle uscite, perché non riesce a piazzare un'uscita reale, concreta, forte. Ma no, c'è un problema di fondo, che tutti nel calcio sanno le difficoltà dell'Inter. Sanno che l'Inter deve vendere, che l'Inter deve fare una certa cifra perché la proprietà ha richiesto questa cifra, e quindi siccome nel calcio nessuno ha l'anello al naso, tutti aspettano e l'Inter va in difficoltà inevitabilmente. Marotta ha sperato che Dybala non accettasse l'offerta della Roma perché presumeva che Dybala volesse giocare in Champions. Poi è chiaro che arrivi quasi a fine luglio e qualsiasi giocatore deve accasarsi, perché sennò rischia di perdere il mondiale. La situazione di Bremer l'avete spiegata, se Marotta fosse riuscito a vendere Skriniar al PSG avrebbe avuto i soldi per chiudere l'operazione Bremer, e quindi un'operazione che era stata impostata già da tanto tempo in realtà non è stata mai chiusa, perché di fatto in questo momento Marotta deve muoversi non come se fosse amministratore delegato dell'Inter, ma come se fosse direttore sportivo di un piccolo club, perché la realtà è questa e non bisogna dire bugie alla gente. Però è vero che se tu sei andato oggi o ieri con i soldi senza aver venduto nessuno, con una proposta importante, allora veramente lo potevi fare anche un mese fa. Invece un mese fa dall'alto hanno detto no, calma, adesso dobbiamo vendere. Poi, siccome io credo che Marotta e Ausilio abbiano dimostrato con i 170 e passa milioni dell'anno scorso che sanno come muoversi anche quando si tratta di vendere in alcuni però non casi, sempre probabilmente tu potevi completare il mercato, perché lo completavi in entrata con quel colpo lì un mese fa, poi avevi tutto il tempo per fare le tue cose. Ok, magari invece di portare a casa 70 la Skriniar ne portavi a casa meno, magari dovevi vendere qualcos'altro, magari qualcun altro, non lo so. Però secondo me la sfiducia se la sono guadagnata. Il momento che campo fai è giusto, però se tu pensi che l'operazione Dybala, che è a costo zero dal punto di vista del cartellino, viene bloccata dalla proprietà perché... Però Dybala, guarda, è una scelta dell'Inter. Quando l'Inter fa Lukaku dice adesso noi siamo al completo, semmai riusciremo a piazzare Sanchez,
fino a forse è una scelta Correzzi, di una parte dell'Inter, sicuramente non è la volontà di Marotta che voleva alzare il tasso tecnico del suo attacco e con Dybala avrebbe fatto, e però gli è stato impedito perché di fatto non gli è stato consentito di prendere Dybala a parametro zero e poi provare a vendere prima Sanchez e poi Gerco Correa. No, gli è stato detto se escono due prendi Dybala. Però il reparto offensivo dell'Inter non è il completo, è lo stracomplet, cioè non è un problema l'attacco dell'Inter. Io non sto facendo una valutazione tecnica, io sto dicendo come si deve muovere Marotta in questo momento ed è evidente questo. Cioè, andiamo alibi alla proprietà. Ma il fatto che un club debba vendere per intervenire è una cosa di tutti, compresa la Juventus che ha dovuto vendere De Ligt prima di fare l'operazione. Però diciamo anche un'altra cosa. L'unica squadra che può permettersi di fare un investimento senza dover vendere è il Milan, che magari domani mette la Juventus ha investito e il Monza. 70 milioni su Vlahovic a gennaio senza vendere nessuno. Beh, Kulusevski e la Juventus, Bentancur. Beh, vabbè, no, sicuramente non per la stessa cifra, sicuramente c'è un saldo passivo in quella campagna acquisti. Ma non sono 70, eh. E la Juventus prende e mette sotto contratto, e che contratti? Pogba e Dybala, e nel frattempo ha ancora in rosa McKennie, Ramsey, Arthur, Rabiot, con i contratti che conosciamo, quindi molto diversa. Una considerazione però da Bagatta, da Pedulla, che può intervenire ovviamente da Roma quando vuole, e De Virus da tifoso dell'Inter, cantautore dell'inno dell'Inter, ma il ragionamento da fare, le parole di Simone Inzaghi sabato a Sport Italia escludevano, al di là degli infortuni di 2-3 settimane Skriniar, e quindi diceva noi abbiamo bisogno di un difensore. Adesso questo difensore può essere quello che è già in casa, ma lo devi recuperare anche psicologicamente, lo devi recuperare contrattualmente, certo. Perché c'è un problema di base. La situazione è difficile adesso. Adesso è difficile da gestire. Magari Inzaghi non intendeva Bremer poi. Come? Magari Inzaghi non intendeva Bremer. No, intendeva Bremer perché la domanda l'avevo fatta io da studio e ovviamente ti abbiamo messo la risposta. No, lui non mette il soggetto perché si lega. Ti dico cosa farei io. Dipendesse da me. Dalla faccia. Dipendesse da me. Io vado da Samir Handanovic, che è una persona intelligente, che è lì da 10 anni, e gli dico: Samir, fascia di capitano la diamo a Skriniar, il nuovo del contratto e andiamo avanti. Spacchiamo tutto. Però dalla faccia di Inzaghi c'era qualcosa che non andava. No. Aveva una faccia... D'accordo che gli allenatori non possono mai dire nulla su certe cose, però... Nel momento in cui vedi che la Juve ha una certa fretta nel voler vendere dell'Inter... Ma Inzaghi fa un altro mestiere. Lui può avere tutte le frette del mondo, ma deve giocare, far giocare la squadra. La campagna qui. Il 13 campagna in campo, come ha detto lui, senza difensore, guarda, senza preparazione. La cosa dell'Inter sembra una fotocopia su una materia diversa di quello che è successo in campionato. Prima del Bologna, cioè prima dell'acquisto, con l'acquisto di Lukaku, sembrava che l'Inter vincesse lo scudetto e lo scudetto anche del mercato con Lukaku. E poi, improvvisamente, come è successo con la sconfitta di Bologna in campionato, ha perso lo scudetto, anche nel campionato del calciomercato è successo qualcosa che ha fermato una macchina che sembrava veramente irrefrenabile. Stavolta la macchina si è fermata da sola. Beh, sì. A Bologna l'Inter ha perso, qua la macchina si è fermata da sola. È un paragone. C'è una bella differenza. Ma certo. Se ti fermi da solo, però non puoi pretendere che gli altri ti aiutino. Ma la cosa che ha sparigliato le carte è stato il, secondo me, capolavoro della Juventus in uscita, perché tu hai un giocatore che ti ha detto io voglio andare via. E quello in teoria dovrebbe crearti un problema. Tu hai un tuo perno della difesa che ti dice me ne voglio andare e tu in... un mese meno 15 giorni lo piazzi al Bayern di Monaco e porti a casa 70+10. Quella cosa è difficile da fare. Poi con i 70+10, io vado dal Torino e gli dico quante cose ho offerto di là? E ti aggiungo un'altra cosa. Però scusa, cassaforte della Juve, aumenti di capitale continui, tutto il resto, non è sicuramente la proprietà dell'Inter. Quando c'è bisogno, la Juve ha fatto l'aumento di capitale, l'aumento di Vlahovic, c'è una società diversa alle spalle, con una fluidità e una liquidità completamente diversa, perché c'è una multinazionale, anche se ormai diffusa, in Stellantis, c'è una cassaforte di famiglia che ha una liquidità enorme, si parla tanto di Fininvest, quanto è la cassaforte di famiglia di Berlusconi rispetto a quella che ha la cassaforte di Agnelli, è veramente niente. Tanto, ma il paragone è abbastanza difficile da fare, e quindi quando c'è bisogno si interviene in quel modo e cambia tutto. Alfredo, vai, che poi dobbiamo volare a Milano, Torino, perché sta arrivando breve per essere accolto dai dirigenti bianconeri. Forza. Io condivido quello che le parole di Mimmo Guggini. La domanda è: noi abbiamo scoperto De Ligt al Bayern il 1 luglio e l'hanno venduto, l'hanno ufficializzato il 19. La domanda è: perché si può cedere De Ligt in 19 giorni e non si può cedere Skriniar in 3 mesi, in 2 mesi,
in un mese e mezzo. Il paletto è questo. Facendo i complimenti alla Juve per questa operazione che soddisfa abbondantemente quelle che erano le richieste di Cairo, che ha chiesto quella cifra, otterrà quella cifra, io penso che ci siano delle cose molto negative da valutare. Io penso che comunque un difensore, l'abbiamo sfiorato ieri, non possa essere bloccato per 7 mesi. Qui parliamo di 7 mesi, ragazzi, noi parliamo di 30 giorni. 7 mesi. Vieni da me a dicembre sì, a gennaio sì, a febbraio sì, a marzo sì, ad aprile sì, a maggio sì, a giugno sì, a luglio va la Juve. Io penso che non sia una cosa concepibile questa. Perché a un certo punto lo molli e blindi Skriniar, va avanti con Skriniar. Non adesso blindi Skriniar perché non hai preso Bremer. La leggo come una cosa difficile. Sono in confusione io, vado però, in difficoltà, Alfredo, se tu, a leggere questo tipo. Se tu hai fissato un prezzo nella tua testa per Skriniar e dici io Skriniar me lo voglio tenere, se però arriva un'offerta certo, da 70 lo mollo e il Paris Saint Germain ti offre però 50 più bonus, tu non è che dici vabbè dai dammi 50 anche più la bonus, Juve, e poi dopo, sì, e dopo però, Cairo me ne chiede 50. Perdonami, ma perché la Juve non chiedeva 90? Su una clausola di 120, a un certo punto sì, ti devi accontentare. Sì, però c'è una differenza. Anche perché una in questo momento forse tu hai una piccola differenza. Da una parte hai un giocatore che ti ha detto scusatemi, io voglio andare. Dall'altra c'è uno che dice io resto volentieri. Ho capito, io resto volentieri, ma nello stesso tempo aveva parlato col PSG e questa è la cosa che stride, raggiungendo un accordo Skriniar. Ha parlato col PSG perché gli hanno detto guarda che se arriva l'offerta noi ti dobbiamo vendere. Appunto, per il bene dell'Inter, e quindi vieni al mio discorso. A un certo punto devi mollare gli ormeggi, a metà giugno, basta. Non puoi cederlo perché vuoi 70, 90, 150, padronissimo, perché il tuo bilancio ti impone questo, padronissimo, molla gli ormeggi, però, rinnova Skriniar e prendi l'altro difensore. Alfredo, scusa, se tu avessi accettato l'offerta del Paris Saint Germain da 50 più bonus e ti sedevi al tavolo con Cairo e Cairo arrivava, magari non ai 50 di oggi, ma a 40, tu ti ritrovavi con uno Skriniar in meno, un Bremer in più, ma con un problema ancora da risolvere, che è quello di fare la e allora vedi che torni al mio problema. Se non risolvi questi concetti di base, è un problema sempre. Perché io mi ricordo che nel 2019 noi avevi preso De Paul, ti ricordi Michele? Certo, parliamo di De Paul all'Inter, certo. Poi arrivò Conte, certo. Poi arrivò Conte, noi facevamo a gennaio, dice ma avevi dato una bufala, no, avevi fatto un accordo con l'Udinese, io capisco, poi sì, ma confermato dall'Udinese, è difficile spiegare le dinamiche di mercato a chi giustamente si siede in poltrona 24 ore prima, ma non è una polemica, è una constatazione. Poi io capisco, arrivò Conte al posto di Spalletti e Conte disse De Paul mi piace, prendiamo un altro, io questa la capisco, però la Juve si è accontentata di 76, 77, quanti sono, per De Ligt, secondo me si sarebbe dovuto accontentare anche l'Inter, altrimenti un mese fa avrebbe dovuto dire a Skriniar, amico mio, ti siamo riconoscenti, grazie, ti sei messa a disposizione, rinnoviamo questo benedetto contratto, anziché fare il 20 luglio priorità a Skriniar, si rallova per il rinnovo. Io queste cose non le capisco perché fanno parte di un problema, e allora io ti chiedo, se non vendi Skriniar per rientrare, chi vendi? Questa è una cosa da dire assolutamente ad alta voce. È stata detta fuori onda. Questa è la domanda di stasera. Perché è stata detta fuori onda prima. Siccome non bisogna illudere nessuno, è importante ricordare che, a prescindere da tutto, io mi auguro per esempio che Skriniar rimanga, dopodiché Skriniar rimane, comunque rimane il problema del più 60 da fare. Questo è evidente. Dove lo facciamo? Con chi lo fai? Puoi farlo. Allora, stiamo parlando non di 60 milioni di plusvalenze, ma di attivo. Quindi significa che lo puoi fare in mille modi. Però devi trovarli i modi, non è semplice. Non è 60 di attivo. Per esempio, già i 20 di Pinamonti sarebbero a mano dal cielo, però Pinamonti non è ancora lì. Non riesci a piazzare neanche Pinamonti. E perché? Perché tutti sanno, come diceva giustamente, che l'Inter ha bisogno, quindi io aspetto. Aspetto il primo settembre e poi alla fine 19:50. Di calare il prezzo per forza. Però ragazzi, e poi Pinamonti dire... c'è anche il problema che non, almeno nelle grandi squadre, l'abbiamo detto l'altra volta, potrebbe non fare la differenza, mentre qui stiamo parlando di giocatori che tu prendi Skriniar, il giocatore però... è garantito. Pinamonti, ripeto, l'altra volta mi avete bacchettato perché ha detto che all'Empoli ha giocato benissimo, però non è un giocatore sicuro che se tu lo vendi anche a una buona squadra di mezza classifica, parte di sinistra, ti fa la differenza sulla carta, così poi come sul campo. E quindi 20 milioni, secondo me, sono tanti per Pinamonti. Comunque, al di là di sono devi trovare pochi, qualcuno che te li deve dare. È bene ricordare che... La volevo buttare anche un attimo in caciara. Vai. La volevo buttare in caciara perché Marotta è sempre stato considerato, dal sottoscritto, da tutti, il re del mercato. Però questa volta la triade nerazzurra, Marotta, Ciro Baccin, ha peccato.
Avevano dei freni, dai. Hanno avuto dei freni. Avevano dei freni, ma per forza. Ma dai, uno che riesce a fare l'operazione Lukaku in quel modo, poi manca un'operazione del genere. Deve saper vendere più che saper acquistare. Ha saputo acquistare, deve saper vendere. Ma l'anno scorso aveva venduto Lukaku in quest'anno, quel modo. Ma non è che dobbiamo parlare di 3 anni fa, 4 anni fa. La volevi buttare in cacciata, la sto buttando in cacciata. La stiamo buttando in cacciata, ti sto seguendo. Però la loro testa è stato, scusami, finisco della cacciara. È stato paradossalmente il grande capo del mercato fregato dal vice Cherubini, del suo vice Paratici, perché Cherubini era il vice di Paratici, Paratici era il vice di Marotta. Cherubini aveva un portafoglio, tipo la loro pannino. Testa c'era un'altra cosa. Lasciateci prendere Bremer. Poi i soldi l'abbiamo fatto vedere l'anno scorso, in qualche modo li portiamo qua, il famoso attivo, però portiamo a casa Bremer, e invece c'era no, adesso siamo fermi. Perché tanto comunque abbiamo l'accordo col giocatore, e purtroppo i giocatori sono non tutti bravi e buoni. Non possiamo raccontare alla gente a casa, però, che l'Inter in questo momento siano tutti tranquilli. Sono arrabbiati, sono preoccupati, sono nervosi. Sono arrabbiati perché hanno fatto anche una brutta figura mediatica. Certo che sono arrabbiati. Simone Inzaghi se sta guardando Sport Italia, prende il telecomando rispetto all'intervista di sabato e lo tira contro te. Inzaghi è arrabbiato. Ausilio, che è arrivato evidentemente prima degli altri per bloccare Bremer 6 mesi fa, e riesce a mettere avere un accordo con il migliore difensore della Serie A 21-22, adesso lo perde perché ha temporeggiato, aspettato, è contento, certo che è arrabbiato. Alla fine un altro paradosso, ragazzi, è che Bremer vale secondo questa sessione di mercato, al di là del parametro zero tra un anno, vale più di Koulibaly. Cioè, mi sembra paradossale, con tutto il rispetto per Bremer, che può diventare però anche 6 anni in meno. Ma ti dico qual è la cosa secondo me più importante, è che se tu lo portavi all'Inter, lasciavi alla Juventus un grosso problema, perché la Juventus aveva i difensori contati adesso. Appunto. Invece la Juventus ti ha fregato, si è portata a casa un grande difensore, quindi è anche una questione di cosa hai tolto all'altro. Anche perché se la giocheranno in tre per lo scudetto, e due di queste tre erano protagoniste per il difensore, è anche un danno d'immagine. Comunque, un secondo vado a un secondo poi arrivo Mimmo, è anche un danno d'immagine perché i tifosi oggi sono assolutamente sì, perché anche, io ovviamente perché l'hai perso per farlo andare alla Juve, ma soprattutto è un giocatore di cui si parla appunto da gennaio, che tra le grandi squadre avrebbe scelto l'Inter, c'era già un accordo, quindi la gente, i tifosi hanno avuto anche il tempo di affezionarsi in qualche modo mediaticamente al giocatore. Ha messo mi piace sulla caricatura, ecco, secondo me dopo questa ci ha fregato tutti, questa dichiarazione tolgono lì, hanno già questo momento, ormai mi aspetto di tutto. Allora ragazzi, Bremer va sotto la curva del Torino, e chi non salta bianco nero è, e lui salta. Venerdì, venerdì mette il mi piace alla caricatura a Bremer con la maglia nerazzurra, perché Busardò e Ausilio venerdì si erano dati appuntamento per chiudere a lunedì barra martedì. Però non è colpa di Bremer. E adesso non penso che Bremer racconterà il motivo. Già si sentiva nerazzurro. Sì, non penso che Bremer racconterà il motivo per la quale suo padre l'ha chiamato in questo modo alla Juve. Vogliamo andare oltre, ma non è una critica. Voglio solamente ricordare che l'anno scorso la proprietà dell'Inter aveva detto che con la cessione di Hakimi sarebbe stata sufficiente. Lukaku ha iniziato la preparazione ed è stato venduto. No. Io chiedo scusa. Lukaku, l'Inter se lo teneva volentieri. È Lukaku che era d'accordo col Chelsea e ha salutato. Tant'è che Ausilio e Marotta provano a non farlo sapere in Cina. Poi, quando in Cina sanno che c'è un'offerta da 100 e oltre 100, vendono, ma loro se lo sarebbero tenuti. Ma l'ha chiamato direttamente lui, Steven Zaha. Il problema sono le due anime della società. Guardate, infatti, chi piace, era già screenshottato, guardate. Sta sbarcando a Torino, tra poco Albanese ci farà vedere Bremer che arriva all'aeroporto di Caselle. No, ma mi fai dire una cosa, piace a Bremer. Cioè, il problema qua è uno solo: se Zhang vuole gestire l'Inter come una grande società oppure no, questo è il problema. Non ce n'è un altro. È inutile che parliamo di Bremer, di Skriniar che rinnova e di quello che succederà. La realtà dell'Inter in questo momento è capire che cosa succede, perché non è possibile che dirigenti dell'Inter debbano lavorare in questa maniera qua. Però secondo me è assurdo. Dovete anche dirmi quante saranno le società a fine mercato che faranno meno tra acquisti e cessioni. Secondo me 4, forse neanche, tra acquisti e cessioni, perché in questo momento in Italia non c'è un euro, non ce l'ha nessuno. Ce l'ha il Monza, ce l'ha il Milan, che adesso magari non sta facendo niente, ma domani se vuole si prende un giocatore a 31 milioni. La Juventus non so se farà più o meno, perché alla fine per comprare ha dovuto vendere. Quindi i soldi in Serie A non ci sono,
non ci sono. Alfredo, cosa stavi aggiungendo? Poi mi serve Albanese perché sta arrivando Bremer a Torino, sta arrivando Bremer e poi andiamo anche da Viscogliosi a Milano per le cene come sempre di mercato. Prima Pedulla da Roma. In 20 secondi per capire come il mercato cambia, e questa non è una critica nei riguardi di Vagnate, è una constatazione. 18 febbraio 2022, 10 minuti, 20 minuti prima del derby di ritorno, a Torino Vagnate 2 punti virgolette, Bremer alla Juve, un giocatore che ha indossato la maglia granata come Bremer, penso che faccia delle scelte diverse. Questo per dire che poi il mercato ti cambia in 2 minuti, pensa in 5-6 mesi, non pensavano neanche loro, ma se tu ce l'hai in mano e glielo lasci, hanno fatto bene loro. Sì, devo dire che anche questa cosa di Bremer cattivo, cioè, per amor del cielo, quando ho visto il like alla foto. Io ho detto, vabbè, è chiaro che ha detto che va all'Inter, no? Poi leva il like e uno si domanda, cavolo, hai dato una parola, non la mantieni? Poi uno si deve mettere anche nei panni di, cioè se vengono da me e dicono tu andresti a Telecacciotta, no non ci vado a Telecacciotta, ci sono 6 milioni per te all'anno per andare, a parte che la Juventus non è Telecacciotta, però ci sono 6 milioni all'anno, ci vai? Certo che ci vado. A Telecacciotta non cedono un giocatore, cioè la dirigenza non sta cedendo un giocatore. E io proprietario devo mettere soldi su soldi quando invece ogni tanto bisogna anche recuperare soldi. Stai tranquillo che non li mette. Su quello puoi stare tranquillo, l'unico su cui puoi stare tranquillo è che non li mette. Ma è anche giusto però, prima incomincia a vendere. Incomincia a vendere, con quei soldi cominciamo a fare mercato. Se tu continui a buttare dentro, e poi paga sempre a pantalone. Ragazzi, Zhang ha 1000 difetti, Suning ha 1000 torti. Però incomincia a cedere e poi acquisti, altrimenti devo sempre mettere cassa. Dai, possiamo essere onesti, perché la Juventus ha i soldi da buttare, sì, però cosa ha fatto? Venduto De Ligt, faccio i soldi, sono stato bravo con la Pimenta, col Bayern Monaco, De Ligt, vattene, incasso 2 giorni e mi prendo Bremer. Però sì, è anche vero che dipende tanto da quante cose devi fare, cioè in questo momento, oggi, all'Inter manca un difensore, giusto? Ma parliamo delle uscite che non ne stai piazzando. Sono 3 anni che parliamo che la Juventus paga il contratto di Ramsey, Rabiot, Arthur e non riesce a venderli. Allora, però le difficoltà questa volta ha operato tutti. Bene. Quando operi male bisogna dire che ha operato male. Stavolta ha operato bene. L'Inter ha sempre operato bene. Stavolta sta operando con difficoltà. È in ritardo. Si è incartata l'Inter, ragazzi. Perché possiamo dirlo. Dico, però, a me dà l'impressione. Si è incartata e sicuramente perdere Bremer, lo ripeto per la 100ª volta, è un brutto colpo. Però sarebbe un problema se l'Inter dovesse fare 100 cose. L'Inter in questo momento ha i suoi 11 titolari e ha 10 riserve, gli manca l'11esimo, gli manca un difensore. Non è che deve fare ancora tante cose, poi ovviamente dovessero mai arrivare offerte multimilionarie per questo e quell'altro, bisogna stare attenti. Uno ne hai venduto e gli hai dato 3 milioni per andarsene a prendere l'aereo per il Brasile. Ma è lì il problema, è il titolo rovesciato di un programma di grande successo, ok il prezzo sbagliato, perché se tu continui a chiedere 20 milioni per Pinamonti, in questo momento non te li danno, se vuoi prendere dei soldi per Sanchez col contratto che ha, nessuno te li dà, sono prezzi sbagliati per dei giocatori che hanno altri valori, è per questo che non vendi se ti fissi su quei prezzi. Se Sanchez ti dice che lui o gioca nel Paris Saint Germain o non se ne va e tu gli dici guarda ti do una marea di soldi per levarti dalle scatole, non è neanche giusto perché 5 milioni per la buona uscita, io con 5 milioni ci compro un difensore decente, gli pago anche l'ingaggio, però è anche vero che lui il contratto l'ha firmato e nessuno ha detto l'ha forzato a firmare. Ha firmato un contratto X anni fa e quello qualcuno gli ha fatto firmare perché ha prolungato in periodo di pandemia, bravo, però diciamo perché all'epoca c'era chi ha voluto un paio di giocatori un po' pesanti, diciamo, bravo, diciamolo questo, però perché se tu oggi nel calcio che è cambiato per i capricci del tuo allenatore che ti avrebbe chiesto uno di 38 anni e che Vidal, mi riferisco a Conte con tutti i rispetti e l'ammirazione, ti metti sul carro dei contratti di 2-3 anni da 7 milioni e mezzo, sei indifendibile. Come è stato indifendibile la Juve per Ramsey? Sotto schiaffo. Vale per tutti, non è che facciamo sconti. 7 milioni e mezzo, 7 milioni, poi ti sei liberato dal Manchester United e hai fatto un altro contratto da 7 milioni e mezzo e questo si mette di traverso e si metterà di traverso fino al 31 di agosto perché vorrà prendere fino all'ultimo centesimo, mai fatto 3 anni di contratto, 2 anni con opzione a Vidal e Sanchez. 7 milioni e mezzo. E allora la vicenda Bremer per me assume un'altra dimensione, anche se pensi a queste cose qui, come io ti dico che, e mi fermo, avere in un organico un grande miracoloso colpo come Lukaku, più Lautaro, più Correa, più Dzeko versi 37, l'Inter rimpiangerà l'operazione di Dybala che ha lasciato scivolare
dove non ha mai espresso il desiderio di dire stiamo firmando. Lui l'ha aspettato, tu l'hai mollato. Per me è un grande errore. Però Alfredo, adesso sicuramente c'è un limite di età per Zeko, eccetera, eccetera. Però in questo momento, lasciamo per la difesa, l'abbiamo massacrati adesso per quello che non è successo oggi. In attacco l'Inter ha un quartetto che in Italia non ha nessuno, cioè sono quattro giocatori importantissimi. Fabrizio, guardiamo però, guardiamo a 10 mesi. Guardiamo però, Fabrizio, tu sei meglio di me, guardiamo a 10 mesi. Dzeko, tanto di cappello, grande professionista, marzo dell'anno prossimo 37 di anni. Sì, Correa, sicuramente buonissimo giocatore, nulla da dire. Quanto paghi per Lukaku? Se io auguro all'Inter a Lukaku di fare 40 gol. Lukaku, hai ragione Alfredo, però sei meglio di me che ti si è creata una situazione per cui dire di no sarebbe stato benissimo, una follia. Giusto, però non perdere un'occasione. No. La Roma ha fatto un colpo straordinario, perché comunque prendi a zero uno di 29 anni, mentre tu l'anno prossimo dovrai andare a spendere soldi per gli attaccanti. Anche se confermerai Lukaku, come auguro all'Inter, dovrai spendere soldi per gli attaccanti. Invece, facendo questa operazione, che per me è stato, sarà un rimpianto, hai lasciato i prossimi 4 anni blindati, sapendo che Lautaro è tuo e che se farà bene al limite ti saresti presentato un'eventuale proposta con maggiore libertà mentale per ascoltarla, sapendo che Dzeko ne ha 37 e che per Lukaku quanto spenderai? 70? Però Alfredo, farà 35 gol, è un rimpianto, credimi, quella è una scelta, cioè l'Inter ha scelto di fare una cosa, per carità, il rimpianto è quello che hai subito oggi. Allora, la faccio pubblicitare, ragazzi. Troveremo naturalmente nel corso di Lo Sai Che con le prime pagine dei giornali albanese. Torino è atterrato, sta arrivando Bremer, il difensore della Juventus, soffiato all'Inter. Giovanni. Sì, Michele, te lo confermo. Vedete un po' di forze dell'ordine già qui all'esterno dell'aeroporto. Vedo già movimento, ecco Matteo Fabris. Eccolo. Che è il team manager della Juventus. Eccolo, Bremer, eccolo in diretta su Sport Italia. Vediamo, sentiamo anche. Eccolo lì, lo vedete Bremer. Ecco qui. Giovanni, eccolo, vediamo un po' l'arrivo di Bremer a Torino, che tra l'altro era a casa sua, torna a casa. Attacchiamo il collegamento. Come? Che hai detto, Fabrizio? Giustamente Eddie dice, non ce lo meritiamo. Eccolo Bremer che sta per uscire, lo vedete sullo sfondo. Bremer è atterrato a Torino, sta uscendo con Fabrizio, il team manager della Juve. Eccolo. Non è lui, è Carlo Mohamed. Denzel Washington. Eccolo. Yasin, commenta a caldo, eccolo qui, in diretta. E io che direi, è passato un calciatore di Serie A e adesso va da Torino. Fai il bravo, eccolo il colpo della Juve. No, questo, guarda, te la dico chiara, per me questo è il colpo dell'estate. No, stiamo con le immagini, per favore, Biasin, bello, fino a un certo punto stiamo con le immagini, non mi interessa perché, di quale inquadrare Biasin. Perché io lo dicevo fino a settimana scorsa e lo ribadisco adesso, secondo me questo è un giocatore importantissimo, soprattutto per come è il calcio nel 2022, cioè se tu lo sai sfruttare, un difensore con queste caratteristiche è molto importante, perché ormai gli allenatori moderni giocano in una certa maniera e quei difensori lì sono molto rari. Bisogna capire se Allegri poi decide di cambiare tipo di impostazione, perché sì, assolutamente. Comunque io penso che la cosa che ha condizionato la scelta sia il non fare il trasloco alla fine. No, sì, sì. Con i soldi non cambia casa. No, esatto, poi, facile. Sì. No, la casa mi sa che la devo cambiare perché rientrava nel mondo. Mi fai dire l'ultimissima cosa. La casa la cambia perché Cairo gliela e non era prevista nei 50 milioni meno la casa. Lasciami dire una cosa, perché in tutta quest'ora non abbiamo mai citato il titolare da X anni della difesa dell'Inter centrale, che è vero, l'anno scorso non è stato perfetto, ma è stata pur sempre la seconda miglior difesa della Serie A. Per me De Vrij non è tutto sto disastro nell'universo, cioè io sono contento se De Vrij gioca ancora lì. Infatti siamo contenti. Comunque, allora, 9 anni, troppa chiave nerazzurra.